Ma questa iniziativa vuole essere bifronte, nel senso che stimolare una protezione del minore in internet, però al tempo stesso io dico non mortificare le idee del minore in internet, perché questo è il grande dilemma della comunicazione virtuale. E quindi allora intervenire per evitare che il minore possa essere vittima di dipendenze tecnologiche, che in qualche modo veda scarnificata la sua personalità attraverso una omologazione alla generalità e al sistema, però anche perché poi, se poi le idee, le idealità, le intuizioni dei minori non riescono a svolgersi, al tempo stesso internet poi tradisce la sua funzione, perché è un difficile equilibrio da trovare, ma credo che questo sia il vero problema di una legislazione che voglia operare in materia.